La morte in diretta nelle sequenze delle telecamere di videosorveglianza, scene da brividi che descrivono due giovani in sella ad uno scooter che vengono speronati e travolti da una smart guidata da un altro ragazzo. Un video in possesso alle autorità che racconta con fotogrammi agghiaccianti la scena. È la notte dello scorso 10 agosto, quando Leonardo Mirti, dopo aver subito la rapina di cellulare e soldi, il tutto davanti agli occhi della fidanzata terrorizzata, incrociando in strada a Posillipo di nuovo i suoi rapinatori, li insegue, li raggiunge e, dopo aver effettuato una curva, li travolge in pieno, scaraventandoli sul selciato. I due, Emanuele Scarallo e Alessandro Riccio, muoiono poco dopo. Ora questo video si pone in mezzo tra la procura che propende per l'omicidio volontario, mentre il GIP che ha disposto gli arresti domiciliari per il trentenne Mirti va nella direzione dell'omicidio preterintenzionale.